Mario Valdemari, grande interprete teatrale cresciuto alla scuola di Giorgio Strehler, protagonista di molti film in costume del periodo d'oro di Cinecittà e di numerosi sceneggiati Rai, è morto a Roma all'età di 97 anni. Ricoverato dal 5 dicembre scorso nel reparto di malattie infettive del Policlinico Capitolino, Valdemari aveva contratto il Covid. I funerali si terranno domani, mercoledì 13 dicembre, alle ore 15, nella chiesa romana di San Bellarmino nel quartiere Parioli. Nato a Romans di Sonzo in provincia di Gorizia il 30 dicembre 1926, alcune biografie riportano erroneamente la data 31 dicembre 1931. Mario Valdemari, dotato di una bella presenza e fascino, aveva iniziato la carriera agli inizi degli anni 50 come interprete di fotoromanzi e prima di intraprendere la carriera di attore aveva avuto una certa notorietà nel 1957 come campione nella trasmissione televisiva di Mike Buongiorno Lascia o Raddoppia, dove si presentò come esperto di film western. Nato a Romans di Sonzo in provincia di Gorizia il 30 dicembre 1926, alcune biografie riportano erroneamente la data 31 dicembre 1931. Mario Valdemari, dotato di una bella presenza e fascino, aveva iniziato la carriera agli inizi degli anni 50 come interprete di fotoromanzi e prima di intraprendere la carriera di attore aveva avuto una certa notorietà nel 1957 come campione nella trasmissione televisiva di Mike Buongiorno Lascia o Raddoppia, dove si presentò come esperto di film western. Valdemari fece parte della compagnia dei giovani di Strehler recitando ad alcune rappresentazioni storiche messa in scena dal Piccolo Teatro di Milano, in particolare delle commedie di Carlo Goldoni Le Baruffe Chiozzotte e Arlecchino Servitore di Due Padroni, tornò al Piccolo Teatro molti anni dopo, nel 1988, con Come tu mi vuoi di Luigi Pirandello. Luchino Visconti lo diresse in Veglia alla mia casa, Angelo di Tom Wolfe. E gli altri, 1966, di Alessandro Blasetti, Per un dollaro di gloria, 1966, di Fernando Cerchio, e La città dell'ultima paura, 1975, di Carlo Ausino, 1975. Mario Valdemari è stato anche interprete di molti storici sceneggiati in bianco e nero della Rai come Il leone di San Marco, 1969. E Le stelle stanno a guardare, 1971, Una pistola nel cassetto, 1974, Sotto il placido Don, 1974, Anna Karenina, 194, La contessa Lara, 1975, miniserie televisiva.